Pomeriggio Virmone. ciao carissimi, come Ma stai? Come Io molto bene. Tu come prima, prima tu, prima tu, come stai? <ride> bene, 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 sto molto bene, devo dire, sto molto bene. bene tu, invece, meglio, meglio, grazie. Meglio. Sì, 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 sono... denti, sì. Sono... Dei denti, no, no, no. <ride> guarda, oltre, ma oltre denti, oltre ai denti, sono stati giorni un po', un po' complicati che poi sono culminati, ieri pomeriggio, con un funerale. Ora speriamo di voltare pagina e andare avanti insieme. Un bacio, a bene, bene, bene. Un bacio al Pueblo DLB, un bacio a Sempro, che è l'abbonato. Aspetta, l'abbonato numero 342 di questo mese, che vuol dire che ne mancano 100. Noi allora 100 sub per quanti giorni? Otto giorni praticamente, otto. no? 8 giorni 100 sub in 8 giorni. Basta, non, non, non mi devo dire, ah, non voglio nemmeno rompere i coglioni, market, no, 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 100 no. sub in otto sai giorni. Cosa, sai cosa potremmo fare? Eccoci qua, eccoci qua, 99. 90. Grazie, Gabriele. Grazie, dimmi. Allora, perché io qualche giorno fa, poi te l'avevo detto, no? C'è una proposta da farti per agosto-settembre. barra settembre. Sì. Ehm, io non so, Fabio, tu, vabbè, io penso che ad agosto rimaremo, rimarremo più o meno su, su, questo, su questo livello di, di gol, no? Sì. E ehm, io la butto lì. Eh, se ad agosto e eh, cioè se a luglio e ad agosto raggiungiamo i nostri obiettivi a settembre vi rifaccio dicevi sulla Juven ma in un altro orario ah, ah perché è giusto allora perché alla, fine, perché Beh, alla non... fine Fabio tu giustamente ti sbatti e fai gli editoriali tutta la mattina no? E, e, e ci sta allora stavo pensando che mh, se a luglio e agosto uh, prendiamo l'obiettivo a settembre faccio una roba tipo dalle 11.30 a luna del pomeriggio ok mm. una roba del genere e mh, ovviamente con argomenti che non toccheranno i caffè perché se no non avrebbe senso però, tipo, le, le mie cazzate, quelle robe lì, magari le, le posso fare la mattina a questo punto. Io ve la Vabbè. butto lì, ragazzi. Io ve la butto lì. Chiaramente vanno superati. Anzitutto, tutto questo discorso non vale niente se non superiamo gli obiettivi. quindi Ovvio, ovvio. Allora, salutiamo i ragazzi presenti in live a partire dal reparto ABS. C'è Robby, c'è Samuele, c'è Marchice. Ma quello nella foto, nel countdown, è davvero... ma certo, che Tiago Monte. Sì, ma sì, sì. Assolutamente, è l'allenatore della Juventus. Ciao, Marchice. Poi, attenzione, cuffiette Swiffer ed LB e Le faccende domestiche non fanno più paura. Cioè, questo sarebbe un messaggio perfetto per la parità di genere, capisci? Se tu mandi sta roba qui in, al Ministero delle Pari Opportunità, guarda che fanno uno spot clamoroso. Ciao, Ant, Ciao Antonio Corza, ciao Antonio, ma questo titolo. Guarda, te lo dico sinceramente, TNT. Non sapevo che cazzo. Cioè, io. Onestamente, oh, tra ieri e oggi, ma proprio volendoci bene. Ma che succede? Niente, non è successo nulla e quindi to dibbo, to di bo, Ne parleremo, oh, dai. Sì. Ciao a Dualipismo, Lowgent, eh, Andro e poi. Popolo di LB. Buonasera. Domani si va a firmare il contratto per il lavoro nuovo. Uh, complimenti, uh, in bocca grande. al lupo. Oggi sono tutto vostro, grandissimo, grandissimo. Ciao Pier, uguale, Pierasco. Eh, Famuccio, Giago, Nemesi è sta roba fede fedente? Fedente feden, sarà fede ah, <ride> no, no, no. perché sono no, no. tornato <ride> 7 maggio. <ride> i danni c'è lo sponsor. Non lo so, quale lo sponsor. Dovete chiedere ad Antonio Corsa. Io non so niente. Così responsabilità a lui va bene, è che in sei. chat quindi tartassa no, Assolutamente, ciao Slevin, ciao Buzzer, ciao Giuseppe, Lasa, ciao a Drugo, grazie che mi fate compagnia con il Covid, stai col Covid, minchia, mi dispiace, un abbraccio. Mary, ma eri anche tu al concerto di Taylor Swift, perché vedo che c'è questa leggenda Mary. metropolitana che dice che tutti gli italiani che oggi hanno il Covid l'hanno preso al concerto di Taylor Swift. Ma, ma, ma al concerto di Taylor Swift a Milano c'erano più americani che italiani, che ormai no? <ride> <ride> considerando che per loro costano poco i biglietti e per noi invece sono cari no? e... da questo punto di vista siamo stati abbastanza colonizzati devo dire, che poi non è una cosa nemmeno brutta no? tanto turismo, un indotto pazzesco il concerto di Toro Swift a Milano parliamo ormai di dieci giorni fa Vabbè, ciao GFGF, ciao Giuni Lin, ciao a reparto BS ancora, domanda una milione di dollari non avevano detto che serviva un centrale mancino ed era stato shotto calafiori, è stato dove stu... ora si di troppo di bocca e non mi risulta sia un mancino, hai ragione però ha delle caratteristiche che non sono identiche a quelle di Calafiori, ma lo rendono un giocatore che piace alla Juventus. Poi posso dirti sinceramente, non mi fa impazzire né con Seisao, né vestiti esterni del Porto, eccetera, né Todibo, però eh, sono curioso. Ecco. Non so se Virmone è curioso. Virmone, Todibo ti incuriosisce? Eh, guarda, la storia di Todibo mi incuriosisce perché lui. Prima di arrivare al Nizza trova effettivamente poco spazio nelle squadre in cui gioca. Eh, io, me lo, cioè, io credo che lui, lui ha giocato nel Barcellona, se non ricordo male, l'anno del Covid, eh, quando prendono poi, quando, la, il primo anno, no? Quando poi la Champions League finisce ad agosto e robe del genere. E, e lui lì ha. Pochissime pochissime presenze davvero. Poi al Nizza, sicuramente non, non l'ho visto. Non l'ho visto al Nizza. Quindi io per ora sulle, mh, sulle sue doti mi fido di quello che dicono i nostri capiscer, Fabio. E, e vedremo, se innanzitutto, se lo portiamo a casa. E, e poi vedremo che lavoro ci faremo sopra. Eh, esatto, esatto, esatto. Un altro paio di sub. Sì. Ah, no, vai, vai, vai. vai. Due sub. Grazie al grande Antonino e a Donni, Donato, di Maglie livello 1, 3 metri grazie mille, andiamo avanti, andiamo avanti andiamo avanti. poi, che, allena, che scuola allena questo TH? La Juve poi la Juven, ovviamente di cosa parlate? Di niente, ciao Lasa mi ero promesso di non parlare più di persone distruttive per la Juve, ma ogni, ma ogni dove va a cerca di fare casino, state sentendo tale Giovanni che attacca presentemente Giuntolo, ma lo chiama così tipo un puffo, Giuntolo Mammolo <ride> Giuntolo, va bene, che se n'è andato. Ma vogliamo mandarla a cagare tutti quanti insieme? Io non posso mandare a cagare nessuno perché altrimenti mi arrivano le lettere a casa. Okay. Eh. Ma che cosa ha scritto il signor Giovanni? Dici cioè, ci cioè, stiamo parlando eh, di qualcosa di specifico? No, io non ho letto niente. Ah. però eh, se, ci, anzi, se ci vuoi dire qualcosa su quello del suo intervento, non so dove, facci sapere che lo commentiamo. Ciao Grazi Mixarp, avete visto la maglia dei cartonati? Brutta come loro, una maglia normale con quasi tutta e poi a un lato con le strisce completamente sminchiate, cioè in diagonale. Non l'ho vista. Tu l'hai vista? Sì, sì, sì. Sì, li... mm, sì, ma a me le maglie dell'Inter, ma, no, ma a prescindere dall'Inter, non, non piacciono quasi mai, perché il, il nero-azzurro proprio non, non mi fa impazzire come, come diciamo. Cioè, non se fossi un armocromista, non, non suggerirei mai nero-azzurro insieme. Poi è vero, hanno fatto una scelta particolare, perché tipo tre quarti del. Del, della maglia le normali strisce orizzontali poi qua eh, scusami verticali poi qua uh, un po delle un po', un po orizzontali un po diagonali una maglia un po strana però ah, vabbè. No. ok ciao a Filippo Mivar, Drugos, Alex Pinturicchio poi ecco qua oh. ah, ha mandato la mail ho risposto ha gli ho risposto la adesso ah, la sì. risposta che ho hai risposto, risposto? No, no, io. Quanti risposto... anni hai devi rispondere? Non. Allora, no, sì, ovviamente sì. non gli ho chiesto quanti anni ha, però gli ho scritto eh, che mi farebbe piacere, dato che quel video lì mi ha colpito, no? Perché quel video lì sì. ha fatto un po', è diventato un po' virale eh, su Twitter. Ehm, no, gli ho scritto, gli ho scritto che mi farebbe piacere se venisse una ventina di minuti, mezz'ora ovviamente, ovviamente, se i suoi genitori sono d'accordo. Io questo l'ho scritto, eh Fabio, ci mancherebbe. Se i suoi genitori sono d'accordo, non dico... Non dico altro, no, ovvio. E anche perché, ragazzi, ci conoscete, ovviamente se io faccio venire questo ragazzo in live, dato che potrebbe essere mio figlio, non lo faccio venire sicuramente per prenderlo in giro o cose del genere, anzi, lo faccio venire in live proprio per metterlo in sicurezza e dirgli di stare attento a, a, ai cattivoni come voi chat che subito ah, ah, ah sto raga ma cosa sai cosa fai cosa dici bisogna, bisogna dire ad, a, al, signor, al signorino cibien di fare molta attenzione alle brutte persone che girano su internet si sì, ma detta una cosa il signorino vabbè, io lo scuso assolutamente ma bloccato su twitter io non lo sapevo ma bloccato ma <ride> bloccato <ride> Io, ieri, Quindi... ho letto che sei stato bloccato e ho detto: Ma ho interagito mai con questo ragazzo? No. Avrà visto no. che sicura, ma sarà. Allora, Fabio sarà molto giovane, ah, molto giovane. Eh. Io, io non gli do più di 15-16 anni. Sì. Quindi, questo è, 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 è uno di quelli, da generazione allegri, Fabio. Ah, cioè, eh. certo, certo. cioè se hai 16 anni e 9 anni e 8 anni hai visto solamente Allegri. Quindi ti bloccato per quello, un tuo tweet. Tu dici che quel tweet in cui dicevo paragonavo Allegri ad un animale domestico, esatto. non l'ha preso bene. <ride> esatto, esattamente. Ci sta, ci sta, ci sta. Ciao Argo, ciao a chi a chi a chi, a Davide? oh grande Davide, io lo conosco Sai che questo ragazzo lo conosco perché mm. l'anno scorso, ad autunno, mi chiese eh, un'intervista che poi gli ho fatto per la tesi di laurea. Credo che anche sì, a sì. te ti ha intervistato. Anche a me, Davide. anche a anche me. Sì, anche sì. A te. Quindi lo salutiamo non mi ricordavo il, il cognome. Affetto. Ciao Davide, allora, sì, come è andata la sì. tesi? Ciao, esatto, facci sapere. se Il professore ha <ride> appena letto <ride> Virmone di Live Bianconen, Fabio <ride> Lilani non t'andava andava a fare in culo. Eh. Ciao Alessino, ciao alle uh, due sub, dai, due sub altre, molto bene, già conteggiate. Paola abbonata storica, 31 mesi e Banzai 21 mesi, thank you so much poi ancora Ubermat, ciao eh, è più brutta della nostra del 2020 che quella che invece a Virmone forse piaceva, quella di Sarri era 2020, sì okay. a me quella piaceva un sacco ok, ciao Lombardo ciao Sionigno, ciao Giuseppe ciao Andra, ciao Juventino Capitolino. Eh, ciao Guercio, novità su Ildiz? No, non ce ne sono novità, sta in vacanza Fatelo sta in vacanza A Jesolo a a tu Andava a Miami Questo a Jesolo sta Quindi, <ride> Ma come mai ragazzi. secondo te questa scelta così umile Di Ildiz è andare a Jesolo? <ride> perché vedi, un ragazzo Perché ancora guadagna poco cioè, Non ha il contratto <ride> Vabbè, ho capito, da un milione però... Ho capito bene, eh. Dai. A Iesolo, giusto, giusto. Poi a Iesolo è il più ricco, immagino di Iesolo e quindi <ride> può spadroneggiare, va bene. Ciao a Bensha, Del Cooper, ancora Sky, Bramba, Bandre, eh, io col 99 non ci credo, ma va bene lo stesso. Ciao no, Roby, ciao minuto. Alessi, <ride> ciao, inquieto. poi devo scriverla e se mi muovo la... Ah, ancora? Dai, va bene, dai, facci sapere però, eh, facci sapere, facci sapere Davide Allora, direttore ti, ho... ti ha bloccato per prendere le tue notizie No, non credo, quale notizia quale notizia, quale notizie, serve il rinnovo, vedi? Antonio ha ragione quando poi verrà rinnovato il contratto di Yildiz andrà a Miami come tutti i calciatori tra l'altro posso dire, ma non sono un po' banali questi calciatori che vanno tutti a Miami, dico io sono un po' banali. Hai fatto, viva Iesolo, viva Lignano Sabbiatori Ma sì, ma assolutamente, una bella vacanza Made in Italy, c'è una sub grazie grazie mille famuccio cinque mesi livello 1, grazie grazie mille grazie, poteva grazie. venire ad alba ma non esageriamo ad alba dire... non esageriamo nemmeno a paola e dai un po tu su 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 Ehi, avanti gallipoli sì a gallipoli se vuole, lui affitta l'appartamento un una topaia due metri per tre stai con cinque persone ma è bello e eh? ti diverti va bene Avete anche no, voi il problema dell'over-tourism, Fabio? La puttana, porca puttana, sì. <ride> <portana. ride> vorrei pure vedere. Poi potrebbe andare in, Sa in, in Sardegna, va bene, gli offro vitto e alloggio a Tropea, molto bene. Bello, offrimelo eh... a me. <ride> <ride> no, perché vedevo che poi tu ti lamentavi anche del caldo, Fabio, vedendo Tiago Motta e Giuntoli col giubbino tanto dio non lo sopporto più va bene però mm. ormai ho dovuto per, per le live devo accendere per forza la condizionata allora una volta i calciatori andavano tutti in Costa Azzurra ma tutti a Miami in Costa Azzurra ci andavano i calciatori non lo so sinceramente se andavano io sono già cresciuto con quegli anni oh, 90-2000 in cui la tappa era Miami, Ibiza Lì, Formentera Formentera formente, c'è stato il periodo Formentera degli anni 2010 madonna la e inza, tutta la famiglia Inzaghi c'era vai là non è Formentera, è Casa Inzaghi eh. porca miseria va bene, va bene, va bene, c'è un'altra è quella di Tom, grazie mille, 349 dai ragazzi, forza, forza, forza che ce la facciamo, eh. forza è difficilissimo, ma noi puntiamo a farcela, un attimo che aggiorno e ci siamo, ottimo poi, Villari, l'anno prossimo verrò in Puglia e ti contatto per l'alloggio. Ma A casa mia vuoi dormire? Che io non c'è spazio qua. Ma... <ride> Dai, non ti preoccupare. Ciao, caro. Poi, 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 Gainre va a Formello. Andavano a Formello a Formello? Non è la cosa della Lazio. Dove si allena La Lazio, mia. sì. Andavano i calciatori. Va bene, va bene, va bene. Da me, Molise ha rinfrescato. Ma, ma, ma essendo un posto che non esiste, è ovvio che tu Rinfreschi parecchio poi Bobo re, e Pippo, i re di Milano Marittima. È vero, è vero. C'è stato anche il, uh, il momento Milano Marittima. Io, nell'anno dell'acquisto di Tevez, incrociai Gagliani e la signora sul corso di Taormina. Non sono riuscito a trattenermi. Ma, 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 immagino che Lombardo li stava ridendo in faccia, cioè loro passavano e quello capito, <ride> la Ricordi la famosa foto di Tevez con la gente e Gagliani. Ah. Sì, sì dovevano... chiamiamolo come si chiama. Si chiama Carlitos, non Car Carlito. Carlitos. Sì, 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 Perché era già con la maglia del Milan. Meraviglioso. io no, io, Sai, quella roba che mi ricordo, Sport Italia, che tra l'altro, era ormai saltata la trattativa col Milan. No? Però negli ultimi dieci giorni, prima che noi formalmente acquistassimo Tevez, c'era ancora l'idea, Milan, e con Gagliani, Tevez va dove, 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 dove decido io. Italiani, lo sai quel fare un po' da sborone? Eh, no, e poi chiaramente sì. viene alla Juve Tevez. E allora mi ricordo Suma che era molto più combattivo di oggi. Oggi è più simpatico, simpa oddio, era più simpaticone. Eh? È molto più simpatico di oggi. E Tevez eh, che va alla Juve, e Suma in grande difficoltà, che non sapeva come rispondere. Con la bava alla bocca che insultava e volevo vedere se prendete. Jovetic Poi, ora si è andata bene. Abbiamo preso Tevez. Mi verrebbe sì. detto, vale. Ok, ok, ok. Attenzione, Sport Media, se siamo ai dettagli per tutti Juve. Inizio, di Juve, il Nizza ha deciso di consigliare la prossima di un prestito oneroso pari a 10 milioni con obbligo di riscatto sui 20. Il grosso dell'operazione si può considerare chiuso. Allora, non lo so se è chiuso, però sta roba, Virmone, del, dell'obbligo e del riscatto poi de, del prestito e dell'obbligo pare che ci sia veramente. E ti chiedo mm. se questa operazione ti piace per, non tanto per le cifre, che più o meno saranno quelle lì, ma per la formula. Cioè prestito con diritto, obbligo, quello che è? Bah, eh, sì, anche perché allora alla fine 20 milioni non, non sono tanti per un giocatore che non credo non credo, sarà titolare come quest'anno. Cioè, io la vedo più probabile come, co come, come scritto nel commento che hai evidenziato qualche minuto fa, cioè, Todi Bo. Credo che sarà eventualmente, scusami Trenta, eh, Todibo sarà eventualmente un titolare nel caso in cui poi Bremer dovesse andare via l'anno prossimo. Sì, sì. Le cifre non mi sembrano esagerate. Poi ripeto, il punto è sempre quello. Noi dobbiamo essere bravi a fare una roba. Cioè noi dobbiamo essere bravi a, eh, poi non dobbiamo diventare il Bologna. Però Tiago Motta deve fare un lavoro simile a quello che ha fatto al Bologna, cioè se Calafiori, dopo un anno, Tiago Motta è riuscito a, a farlo diventare un giocatore da 50 milioni, non è detto che anche con questi giocatori qua eh, riusciamo comunque a a ad aumentare poi quella che è la, la loro valutazione. Quindi anche sul, sui costi del prestito e del, dell'eventuale diritto ci andrei comunque cauto, ecco. E... però vediamo perché io il giocatore, ripeto, non lo conosco quindi non. però non la valutazione è molto spidenzio. alta per un giocatore che diciamo ha fallito a Barcellona 35, va bene l'età, va bene tutto, però sono fallito fatti. io non lo davvero. Il punto è proprio questo. Cioè, se qualcuno ha delle, cioè tipo craft, no, Kraft è sempre lì che la mena con sto Boh. Eh, Ma Kraft, perché, Kraft, perché lo, dobbiamo lo prendere Todi eh, Kraft ce lo spiega come mai in quegli anni lì, cioè prima di approdare al Nizza, aveva così tanta difficoltà a trovare spazio? Perché lui comunque quando sta al Barcellona non sta al Barcellona dove i due centrali sono Piquet e mascherano e vattene a prendere il posto. Sì, sì, sì. Eh, cioè, sì, era giovane. Se, se la motivazione è solo l'età, ok. Ok, se la motivazione è solo letà va benissimo. Vediamo, vediamo che, che combinerà da noi. Eh, tra l'altro, ci dicono: lo United stava per comprarla più di 40. In realtà aveva raggiunto l'accordo con il West 36 mm. era la cifra. Poi non lo so se c'era anche lo United, mi fido, eh. Chiaramente, eh, ripeto, mi sembrano cifre alte. Però, se ragazzi ci puntano e poi lo va, rivalutano lo rivalutiamo a casa nostra. Va benissimo, voglio dire, io non ho problemi. Eh, la parabola ricorda un po' quella di Calafiori esatto, mi, mi hai anticipato, Pinturiccio che. Ricordiamo, non è che Calafiori è nato ieri, Calafiori era un giocatore non importante, ma molto, 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 molto importante del di uno dei migliori settori giovanili d'Italia, che è la Roma. La Roma ha questa fortuna che ci eh, attinge da, 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 da Roma, da tutta quella parte d'Italia, eh, e questo calciatore era considerato fortissimo. Poi, purtroppo, per lui, cioè, si distrugge tutto, si spacca tutto, incontra sulla sua strada un allenatore che in quel momento storico gli ha preferito altro e per giocare, per eh, far bene, per valorizzarsi, è andato prima all'estero al Basilea e poi è andato da Tiago Motta e l'ha valorizzato. Tiago eh, Boss seguirà la stessa parabola? Non lo so, sicuramente viene da una stagione immagino importante già al Nizza, quindi già eh, diciamo la parte complicata è stata già fatta la rivalutazione economica. Ora vediamo se però ricomincia ad essere un giocatore da grande squadra. Ecco, eh, quello si... punto, è, quello è quello il punto. Quello il punto cioè. Perché ma... a valorizzarti al Nizza, non dico che sia la Piazza Brunizza, che è, ormai, ah, eh. sì, sì, ma, è una squadra importante ormai. Sì, 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 una squadra che comunque all'Europa è... all punta. È una squadra che all'Europa er all certo, punta. Certo. Il, il Nizza è una proprietà, comunque una proprietà forte. Una bellissima piazza perché Nizza è una città, eh, cioè dopo Parigi, è la città più importante. Quindi lui sicuramente in patria qualcosa deve aver dimostrato. Sta a vedere cosa farà da noi se arriverà. Certo. Certo, certo, certo. Eh, lo United, eh, giusto, 40 anni in estate, ma il fatto di avere la stessa proprietà e giocare nella stessa competizione ha fatto sì che... Ah, ok, perfetto. Questo non lo sapevo. Questo non lo sapevo, allora mi fido di te. Ci dicono che Pavlovic sta per andare al Milan per molto meno. Pavlovic, però, secondo me, è un ottimo calciatore. Non ha le potenzialità di Todibo. Potenzialità. Poi, il Milan acquista un giocatore con rendimento forse più certo. Noi rischiamo un pochino, ma... Eh, i agree, sky rewards, si dice, no? E quindi bene così. Poi posso scrivere qualcosa su Conte? Sono anche sì. Dille, Conte, ti sei abbato. Ho, ho letto l'altro giorno, Conte ha detto una roba allucinante, Virmu, Ha detto, dobbiamo capire che siamo un club in questo momento, una roba del genere, un club medio. <ride> ah, ripartiamo dal decimo Boslo. Andonio, 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 Andonio c'è una sub. Grazie, Valerio, Grazie. 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 Quindi già. 150, 350, grazie mille, grazie mille, ma ancora siamo lontani. Ancora siamo lontani, lontani, lontani e quindi forza e coraggio. Uh, Pavlovic è, è meno pulito con il pallone tra i piedi, ci dicono. E noi ci serve invece, secondo me, un giocatore molto più pulito perché quello irruento, ma è un aggettivo positivo in questo caso è Bremer, no? Il mm. marcatore, quello che deve anticipare, spazzare, fare i tag il Chiellini per fare una sintesi ce l'abbiamo già ed è già fortissimo devo dire poi 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 leggiamo ancora ma io non vedo molto risultato di boa ah, statistiche clamorose sì ma ragazzi io non voglio fare i discorsi allegriani sapete quello che penso di lei ma vale come anche i discorsi che faccio per lei. sì ha ottime statistiche ma non in un grosso club che ha eh, non dico l'obbligo di vincere il campionato ma quasi è sicuramente ha l'obbligo di far bene in Champions. Non è la stessa cosa. Quando tu, eh, cioè, pure a Lecce il um, um, TT sembrava il professore della, del reparto. Poi quest'anno, un TT è andato in Ligan e non è stato il professore che sembrava con Baschirotto, cara, si alza il livello. E calano non le prestazioni, ma sicuramente il livello della competizione è normale, ragazzi. È normale, è normale. È una certo, è una signora squadra. Ma siamo d'accordo che la Juventus sia storicamente più importante, ragazzi. Vi voglio bene pure su questo lo litighiamo. Siamo d'accordo che la Juve rappresenta Virmone, una squadra più importante del Nizza. Se, se non ragioniamo pure su questo, ragazzi. Stacchiamo tutti, eh? <ride> eh, Ragazzi. <ride> signori. No, e eh, eh, dai su. <ride> ma quale le categorie ci certo, ma certo che ci sono le categorie, ma non bisogna approfittare eh, di parlare di categorie trovando scuse. Ma che ci siano le categorie, è verissimo. La Juventus non è il Lecce eh, il milano non è la Cremonese, è normale. Ma cioè, eh, che me lo sto inventando io? Eh, tiago Motta non è Allegri, perché uno è più bravo e l'altro no. Ci sono le categorie, certo che ci sono le categorie, certo ci sono le categorie, assolutamente, assolutamente. Però no. e, sì, e soprattutto sì. c'è da dire una cosa, le categorie non sono dei compartimenti stagni, cioè puoi salire, puoi scendere. Certo. Quindi ci sono, ma sono mobili, diciamo così, dai. Assolutamente, sono Depo fluide. Devo, a favore dell'acquisto. <ride> io sono ragazzi, quest'anno io sul mercato, Virmone, non lo so se tu avrai la mia stessa idea, anzi te lo voglio pure chiedere. Io sì. non dico che sono aziendalista, però cerco di fidarmi. Poi, se vedo, che, cioè, se vedo che non funzionano questi calciatori oneri onori, eh, diremo questo l'hai sbagliato, questo l'ha azzeccato Le responsabilità sono dei due attori principali: uno è Giuntoli e l'altro è Tacomotta. Ma oggi al, manco all'anno zero al mese, meno tre, quasi posso dire, vediamo che sapete fa Questa è la questione, ragazzi. Sì, non esatto, so qual è la tua quello. modus operandi ah, sì, allora. Allora, Fabio, a me l'unica cosa che farebbe storcere il naso sono un paio di cessioni che però non sembrano presentarsi: ov ovvero eh, Bremer, Cambiaso, Ildiz, Fagioli e Vlaovic. Quindi, se quelli me li tengono, io sono, sono a posto così, ehm, prima cosa. Poi, se. Dovessero fare delle pescate veramente tipo Berardi o robe del genere, quelle sì, quelle le contesterei. Ma per quanto Perché riguarda. Però non il calciatore, Virmona. Esatto. Prendiamo esatto. vita, morte e miracoli, no? Eh, esattamente, è... esattamente. E poi non lo so, mi sembrerebbe comunque ancora come se, come se ci fossero degli strascichi della vecchia, della vecchia dirigenza, della vecchia gestione. Quindi io. A luglio e, e ad agosto non ho voglia di mettermi a sclerare o a fare polemiche sugli acquisti proprio perché non conosco il, la maggior parte dei giocatori che stanno prendendo. Quindi, per, per i giudizi, eh, mi mh, mh, aspetto il calcio giocato. Eh, per quanto riguarda le operazioni, ripeto, non, non me la sento perché un po' non conosco i giocatori, ma, ma poi non ho neanche voglia, Fabio. Cioè, io almeno... Dammi, cioè, vorrei prendermi qualche mese di pausa, ecco, prima di tornare eventualmente a impazzire. Il, il, il campo sarà il giudice supremo. Sarà esatto. il giudice supremo, nel bene e nel male. E noi non possiamo poi girarci dall'altra parte se la Juventus giocherà male, o se la Juventus non porterà a casa i risultati minimi. Non possiamo girarci dall'altra parte, dobbiamo dire, signori, è andata male, eh, prendiamone atto. Ma io oggi ho come immagine in testa un allenatore che ha valorizzato i suoi calciatori nella precedente eh, squadra che ha allenato. Ho l'immagine di Giuntoli che ha vinto quando è stato dirigente operativo l'ultimo anno, non l'anno scorso in cui... Eh, ha dovuto sopportare tante cose un campionato, una squadra che non vinceva da 30 anni. Il campionato eh, posso, non posso non fidarmi. Ecco, non posso non fidarmi anche perché il fit di Tiago Motta alla Juventus mi piace molto. L'ho quasi caldeggiato. Abbiamo fatto ragazzi, diciamo tutta, campagna elettorale per sette mesi per Tiago Motta alla Juve. qua raga. Cioè, Non ci veniva il culo. Eh, quindi volete che non appoggi il candidato su cui mi sono battuto virtualmente, certo che l'appoggio. Ma questo non vuol dire che poi dobbiamo diventare il TG4. Non è che poi... No, eh, esatto. Capisci? Cioè, non è che, non è che eh, se la Juventus arriva settima e sai che c'è, colpa della precedente... No, non è colpa della precedente decisione, è colpa della gestione che c'è. Anche perché a squadra la stanno cambiando a immagine e somiglianza di Diago Motta Il dirigente non è operativo di più. L'allenatore, l'allenatore è importante. Eh, ragazzi, oneri e onori. Ora... 23 luglio, non me la sento di dire fare sbagliando tutto, anche perché però, per ora, i calciatori che sono arrivati, ovvero Di Gregorio Thuram, Douglas Lewis, eh, poi chi è l'altro? Cabal sono tutti giocatori interessanti, devo dire Di Gregorio è statisticamente migliore partita della Serie A premiato non da me, ma dalla Lega Serie A Douglas Luiz, uno dei migliori centrocampisti della Premier preso in un'operazione stra detta straordinaria TURAM l'anno scorso con Allegri facevamo le live e stavamo lì a, a sbavare per TURAM dicendo: Ma quando lo prenderemo? Andrà al Real Madrid? Ma quando lo prenderemo mai? E l'abbiamo preso a 20 milioni l'anno dopo. Che è rimasto più? È, è cabal e tutta la scoperta. Cioè, non sono sì. le operazioni su cui mi devo dire, Oddio, hai sbagliato il progetto. Sono operazioni di contorno. Sul resto, Copp Miners, l'esterno, l'altro terzino, il centrale. Vediamo, valutiamo, sì. Ma, anche, sai cosa, Fabio. Anche perché poi le operazioni di cui stiamo parlando sono le stesse ormai da una decina di giorni: no, perché, perché, perché l'acquisto di Coop Miners non è ancora andato in, in porto, perché la cessione di Sule non è ancora andata in porto, e quindi di conseguenza io non ho neanche voglia di tu tutti i giorni di dire: no, Coop Miners non è ancora arrivato, giunto sei un incapace, ah Sule non siamo ancora riusciti a venderlo. Dieci giorni così. Ma veramente aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo eh, vabbè, 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 vabbè. e quello che succede in campo lo giudichiamo. Adesso che siamo in estate, che arrivano i giocatori, non dico che bisogna fare veramente l'entusiasmo le, che abbiamo già vinto lo scudetto e cose di questo genere, però però godiamoci l'estate in pace e poi, e poi, quando comincerà il campionato, torniamo a parlare seriamente, a criticare se ci sarà da criticare assolutamente. Poi una cosa positiva è che è successo: se non c'è sono entusiasmo, questo è vero, pare vero, che sia è vero. Hanno esaurito allora, i biglietti per l'amichevole del 6 agosto? No, non solo la partita di venerdì a Norimberga in Germania sarà soldato. Ma non dici giocano davanti a un pubblico di 15.000, tipo a Pescara, per dire tutto rispetto a Pescara, eh. Per Cecilia, soprattutto 50.000 ragazzi amichevole Norimberga US 50.000 venerdì di mortacci. No, non, non credo che siano tutti tifosi. No, Norimberga, credo che siano più. Credo che siano più Juventini. Voglio sperare, va bene, va bene, va bene. Intanto c'è qualcuno a proposito di Sule, mi hai dato un assist. firmone, vai, ti faccio vedere questa cosa e la buttiamo nel cazzeggio creativo. Ieri, una nostra ve vecchia conoscenza ha fatto un... <ride> no! <ride> <ride> mangiante <ride> a Radio Radio. Aspetta, ti corre, qua devo un po' puntualizzare. Mangiante a Radio Radio. Eh, secondo me mangiante poi, adesso vi leggo il tweet. Vabbè, prima ve lo leggo. La Roma ha comunicato a Sule che non intende alzare l'offerta. La proprietà è inviperita, si aspettava che la Juve scendesse a più miti consigli dopo l'affare Ruizen. Tenere l'argentino in Italia conviene anche a loro per il prestigio della Serie A. E Mangiante ha risposto, un fake talmente patetico che non meritate altro di finire nella lista dei regali. No. Ci divertiremo presto, inventori di fake news. Un po' la Marco Violi, devo dire qui. Eh. Sentiamo, <ride> il grande maestro Marco Violez. <ride> Però, secondo me, la cosa che l'ha fatto proprio scatenare, Girmone, non è tanto l'intervento, ma scrivere Radio Radio, non sapendo che a Roma c'è una rivalità tra radio, allucinanti, e che ah. Mangiante sta a manà, manà, non a Radio Radio. È gravissima allora. questa cosa. Lì cioè, scusami, è quindi è non solo non solo Mangiante non ha detto quelle cose, ma Mangiante non è neanche mai stato a radio no, radio. Ma assolutamente ah, no. Ma cazzo gli no. è venuto in mente di scrivere allora? Vabbè, voleva trollare, Taos, andavo voleva trollare. Ah, ok. È stata radrollata e molti, molti anche della nostra community su Telegram, salutiamo, andate su Telegram, tutti quanti ci sono cascati, ma non è mai intervenuto Mangiante a Radio Radio, anche perché Radio Radio ha altri collegamenti, altri opinionisti sulla Roma, eh, eh, che qualcuno li conosce anche, quindi è, <ride> è un opinionista di mana, assieme ad Sogna di Sky, quindi esattamente, esattamente, come se qualcuno dicesse Villania Juventus ha detto che eh, la. Non è tanto il contenuto, ma se tu mi dici che sono stati ai baby, là mi girano i coglioni, ecco. Va bene, va bene, va bene. Sì, una trollata, una trollata. Però a parte gli scherzi, ora tra poco, Virmone, ci vedremo anche un, un contenuto di Alfredo Pedullà, che ha fatto ma oggi... Aspetta, giusto per chiudere visto. questa prego, cosa. Prego, no, prego, prego. Prego. Allora, dato che... No, ve lo dico anche a voi in chat, ragazzi. Dato che gli animi su Twitter sono questi, se dovete trollare, trollate clamorosamente, perché... Le trollate che non sembrano dei troll poi succedono cose del genere perché effettivamente non è che ha detto eh, Totti sulla panchina della Roma, cioè, cioè se avesse sì. scritto Totti torna a giocare alla Roma, no? Quello lo capisce, è un troll, è una battuta. Questa effettivamente che sembrava realistica, dici? Sembrava realistica, a parte l'ultima frase che può sembrare un po' una cazzata, no? La roba del, del prestigio della serie A, però. E mangiante mi dice che la dirigenza Roma è inviperita perché pensava di avere buoni rapporti dopo lo scambio con Uisen. Io faccio, io perché dovrei far fatica a credere a una cosa del genere? Cioè mi sembra, mi sembra totalmente credibile. Poi, ora non so se ci sono veramente gli estremi per denunciarlo, però ragazzi lo dico a voi che magari ogni tanto anche voi fate un po' i trollini, state attenti. Ecco, tutto sì, qua. Sì, sì. Va bene, sentite però, dato che abbiamo bisogno come il pane di aggiornamenti, noi mangiamo pane e mercato, ci... o... o andiamo di acqua e mercato, ci rinfreschiamo con l'acqua e col mercato, vediamo un pochino il contenuto di Alfred Pedulla di oggi, perché dal titolo, ripeto, non l'ho visto, mi sembra un po' tosto, cioè Cop Miners e Sole, non facciamoli diventare due barzellette. Con chi ce l'ha? Ma c'era ragione, no, ma è quello che ho detto io. Ma sono due settimane che andiamo avanti con Coop Miners e Sule. Allora, dimmelo no. prima che ce lo guardiamo ti sei rotto i coglioni di tutto questo. Sì, io, sì, io molto Allora. Su Le ancora di più perché io ogni giorno leggo 25 milioni più 5 di bonus, ma la Juve chiede 35. Sì. 26 milioni più 4 di bonus, ma la Juve chiede 35. 28 milioni più 2 di bonus, ma la Juve chiede 35. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè io non posso credere che i dirigenti della Roma siano così stupidi. Ok, cioè io credo che adesso ci sia veramente calma piatta. Probabilmente la Juve ha dato una scadenza alla Roma, cioè se lo vuoi i soldi sono quelli e me li devi dare entro quel giorno lì. Se no, io non posso credere che stia andando avanti così, dai. Ma, no, ma non... anche io non dispi... credo che c'è un rilancio di un milione al giorno è ridicolo, dai. Dai, ma infatti, e, 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 vedo, e vedo un po' tutti noi per forza siamo costretti ad andare dietro anche a ste robe. E anche noi ci andiamo ad impantanare poi in sto casino lì a continuare a parlare tutti i giorni di Sulè di 30-1 più 5, cioè che palle, e non, sentiamo cosa dice Alfredo, però secondo me è proprio una, noioso questo momento. No, dai, sì, Guercio, sono... visto che, aspetta, Guercio è la terza volta che lo scrivi, Ildiz lascia perdere, lascia perdere, tu... infatti, dai, no, lascia fare, dai, lascia fare, dai, tranquilli. Eh, no, Comprate, anzi, comp Compratevi la maglietta di Ildiz Adesso Senza sponsor Perché tra meno, meno di due o tre settimane La Juventus avrà lo sponsor L'abbiamo già detto ieri L'ho detto anche nell'editoriale di oggi Quindi eh, se volete un pezzo da collezione Proprio da collezione estrema Sarebbe da prendere la maglia di Chiesa no? O di, di Sule <ride> La maglia di Sule senza sponsor Beh, <ride> La roba che te resta dieci giorni e quindi, e quindi fate, un po', fate un po' voi, fate un po' voi. Sarebbe fantastico lo sponsor Motta. Pensa tu a Natale quanti no. panettoni vendi. Ma pensa no, a, me a, sembra, panettoni... a me mi sembra di capire che a me mi sembra di capire che invece la questione sponsor si è protratta per le lunghe sì. proprio per questo motivo, qua. cioè ragazzi, Balocco Motta. Cioè, no, io credo che saremo a un livello, a un livello superiore, ecco, sì, sì, sì. sì. Eh, prima di andare a vedere Alfredo, Chiesa resta, io ti dico ti faccio un pronostico. Ti faccio un pronostico senza notizie, io temo, e qua devo dire: temo. Che Chiesa alla fine resterà la Juventus, e ah. la Juventus sì. ma contro, non so quanto controvoglia la Juve lo tiene, quanto controvoglia lui resta. Però, io alla fine credo che resterà. Perché il mercato per Chiesa, è questo qui, eh, è, è questo qui è vero che non c'è. Ma fino a scadenza, poi... quindi eh, resta a scadenza. Resta a scadenza, dipende dalla stagione che fa, però. Eh? Perché, allora, mettiamo caso che Chiesa fa 14 gol tutta la stagione, non solamente campionato, e 10 assist. Non te risiedi al tavolo con Chiesa. Sì, ma lui ti diceva, vaffanculo, io vado all'Inter gratis, eh, il mio procuratore prende una barcata di soldi e io prendo il doppio di ingaggio perché non pagano il cartello. E allora a dicembre, se lui fa questo discorso, eh, gli dici, guarda, non... Eh, no, certo. Eh, ovvio. Hai finito? Sì. Hai finito? Ah, sì. Cioè, diciamo che, diciamo che se, se Chiesa dovesse restare, va valutato. E eventualmente rinnovato assolutamente prima di gennaio. Se no, a gennaio gli si dice tu qua hai finito, e da gennaio a giugno trovati un'altra squadra già adesso. E da gennaio a giugno non vedi, non vedi il campo. Come è, Com è sì. successo, che cavolo, ne so, ma è successo un sacco di volte, certo. No? Certo, no, eh, questa cosa qui è andata a Ramengo, caro Ambrogio, è andata a Ramengo, non, non ci sarà più, ecco. Non ci sarà più nella mia più assoluta. Vediamo questo video di Alfredo Pedulla. Ma non facciamo diventare due barzellette. Prego, prego regia sono io la regia, prego, vai. oggi è un altro giorno di mercato. Siamo arrivati a martedì 23 luglio. Vi avevo detto che questa sarebbe stata una settimana significativa di situazioni di semina giusta che andranno Completate, soprattutto il Milan, ma non soltanto il Milan, perché ci sono altre cose che andranno chiarite. Si sta muovendo il Bologna, si sta muovendo e si è mosso il Cagliari che deve completare eh, l'Atalanta, è in attesa e quindi queste cose le valuteremo con calma. Oggi il tema è abbastanza forte, vi ringrazio per i commenti che avete. Regalato a noi e a chi ci segue sul sulla canale YouTube legati sia a Chiesa che a riepilogo. Su Chiesa, qualcuno è andato un po' oltre, ma io non posso rispondere dei commenti di tutti, nel senso che per me tutti i commenti sono validi fin quando restano nel recinto della civiltà. Oggi il titolo ha, anzi, il video ha il seguente titolo. Sulle E Cop non facciamolo diventare due barzellette Vai. e cerco di spiegarvi, perché talvolta mi sembra di essere nel mondo delle barzellette, anche con alcuni non dal, adesso, dal mio punto no. di vista. Non Quindi adesso parte sotto, da, 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 da. sarebbe bello, no? Dico <ride> di esistere. Io parto da questa premessa, il prezzo lo fa il mercato. Per cui giusto. tutte le chiacchiere che ascolto di presunti specialisti, che tutti sanno tutto di tutti, e quindi no, per me non è giusto andare a 35 oppure pensare di andare a 55 oppure pensare di mettere soltanto 15, sono chiacchiere per chi fa lo spettatore e per chi pensa che comunque la valutazione debba essere ad personam. La valutazione la fa il mercato, ad personam, non esiste è soltanto il mercato che incide sotto questo punto di vista e se il mercato ti dà determinate regole tu le devi seguire senza muovere ciglio poi puoi anche non essere interessato ma se non inseriamo la maglietta di Cristiano Lucarelli giusto che tu vai da un'altra parte si invece... chiedere automaticamente degli sconti gli sconti anche nella vita quotidiana c'è il tempo dei saldi degli sconti ma se e siamo in una stagione normale non di saldi e non di sconti tu non puoi chiedere il 20 o il 30% in meno mi spiego la vicenda di Comeners è una vicenda molto chiara, l'Atalanta chiede 60 milioni che facciamo? Dobbiamo criticare l'Atalanta perché chiede 60 milioni? No l'Atalanta è giusto che chieda 60 milioni se ritiene che ehm, il centrocampista olandese valga quella cifra e magari può chiedere quei 60 milioni perché ritiene che Soltanto a quei livelli tu puoi fare un sacrificio, soltanto se qualcuno si arrampica a quelle dimensioni tu liberi eh, il, eh, il grande cop, eh, altrimenti amen. Che facciamo? Critichiamo l'Atalanta? No, ma infatti... Domanda, che facciamo? Critichiamo l'Atalanta, Virmone? Lei critica l'Atalanta? L'Atalanta, se è forte di un contratto in essere con il giocatore, può permettersi di chiedere le cifre che, vog che vogliono. Certo. Quindi, cioè, tutt'al più, siamo noi che, nell'eventualità, possiamo dire: è figa, però 60 milioni sono bei soldi, eh, sono so bei soldi. Certo. Però lo possiamo criticare il lato Juve se la Juve accetta questo tipo di prezzo. l'Atalanta che gli puoi dire? Se, se tu arrivi... Oh, in un da 80. Ecco, poi <ride> se l'Atalanta capisce che c'è un giocatore ha ah, un giocatore in rosa molto molto forte, probabilmente uno dei anzi sicuramente uno dei centrocampisti più forti in Italia. C'è un forte interesse della Juventus. Viene fuori su tutti i giornali e qui e qui mi spiace, ma qui è un errore che facciamo noi, noi Juve, nel fare uscire certe informazioni, però uh -huh. se su tutti i giornali esce L'obiettivo principale è Cup Miners. Tiago ha chiesto un sacrificio. Il sacrificio da fare è su Cup Miners. E, e l'Atalanta quando mai ti fa uno sconto. Ti dice minchia, ma se lo vuoi così tanto te, se il tuo allenatore lo vuole così tanto, il prezzo è questo, ragazzi. Cioè, io non so se voi siete collezionisti, se fate collezionismo o, o cose del genere, però se voi andate, che ne so. In una fiera del fumetto, in una fiera delle, de, delle carte Pokémon rarissime, e sulla maglietta ci scri vi scrivete: Io cerco questa eh, carta Pokémon e sono disposto a pagarla a qualsiasi prezzo. Uno alza la mano e dice: Ce l'ho io, costa 100. Ma abbassi il prezzo, ma come sulla maglietta c'è scritto che lo vuoi pagare a <ride> qualsiasi prezzo? Cioè, non è un giocatore in uscita Coop Miners. L'Atalanta non ha necessità di vendere perché Gasperini gli ha detto: comprami quello lì. Eh. Per carità, comprami quello lì. E gli servono i soldi di Coop Miners per comprare quello lì. È partita male questa trattativa. Se lo portiamo a casa, cacceremo per forza quella cifra. Che, che all'Atalanta che gli vuoi dire? Niente, niente. Io mi eh. immagino, come dice Giorgio Giuntoli, che va in sede da per caso, sacrificio! Sacrificio! Eh, sarebbe fantastico, e poi spacca qualcosa per prendere il grande coppia, il grande coppia. Andiamo avanti, vai! Infatti l'Atalanta ad agosto del 2023 ha detto no a 47 milioni. Mi chiedo scusa, che il Napoli ha presentato quando mancavano poche settimane alla conclusione del mercato e per una questione di principio, anche se il Napoli avesse presentato un'offerta da 50 milioni e passa, l'Atalanta l'avrebbe respinta. C'è un principio che non possiamo criticare e non è neanche troppo carino dire, eh, ma l'Atalanta chiede tanto perché è un centrocampista forte ma non può valere più di 40, non facciamola diventare una barzelletta anche quella. Cioè, se voi aveste in casa un pezzo di antiquariato pesante, bello, che per voi costa e vale 30.000 euro, vi arrabbiereste se qualcuno arrivasse con 15.000 euro? Per quale motivo? Eh, quale sarebbe il cartello vendesi a 15.000 euro se voi avete deciso di venderlo a 30.000 e hanno meno di 30.000? E se doveste decidere di fare lo sconto? Scendereste di 2000 e da 30 andreste a 28, ecco. A me sembra che siano delle situazioni tali, e vale per tutte le squadre. Qui nessuno è tifoso di qualcuno, almeno io non sono tifoso. La mia squadra è soltanto una, quindi, come vedete, eh, non gioca in Serie A, purtroppo. E, e come vedete, eh, vale per qualsiasi società. Non ne dice i discorsi da bar, ah ma tu se della Juve, se dell'Inter, se del Milan fai un discorso, se del Napoli fai un altro discorso, è vero, per me è tutto uguale è una barzelletta pensare che eh, dobbiamo essere noi a incidere sulla valutazione di una società eh, che una società dà a un centrocampista, nel caso specifico l'Atalanta, per Sule vale la stessa cosa, a parte il fatto che se la Roma ha voglia di smentire, è giusto che smentisca direttamente e non indirettamente, ragazzi. Siamo nel 2024, mi fa un attenzione all'accusa! Attenzione all'accusa all che fa eh, pedullare nei confronti di qualche collega. No, mi faccia lui se vuole sorridere quando leggo o mi mandano dei link su qualche sito. La Roma smentisce. Ma chi sei tu per parlare a nome della Roma? La Roma è una grande società. La Roma smentisce, smentisce la Roma. Che smentisci? Tu al posto della Roma lavori per la Roma o lavori per il tuo sito? Aia. Metti il virgolettato al limite della Roma oppure la Roma fa un comunicato e se ritiene opportuno farlo smentisce. Io credo che la comunicazione in generale stia prendendo una brutta piega e si stava meglio quando si pensava di stare no, peggio, peggio. per sulle eh. <ride> mi permetto di dire sì. non facciamola diventare una barzelletta anche questa nel senso che se tu sai che loro chiedono non meno di 28 milioni più 5 di bonus due semplici da raggiungere 2 milioni più eventuale percentuale da futura vendita tra il 10 e il 15 perché loro sostengono di essere scesi da 40 a 30 è inutile che presenti 25 o che, pre o che presenti 26 o che presenti 27 a parte che per me non le hanno presentate queste offerte oh. perché comunque dovranno attestarsi su 28 milioni la Juventus vuole 30 milioni garantiti che giochiamo a fare su 4 5 milioni di differenza quando non arrivi alla base fissa Mole, vero, non fa una piega, tu dici... La ma la... La... io le 60, la... 30, stop, ma, sì, ma, ma infatti, ma, ma, ma che senso ha tutti i giorni leggere uh, la Roma rilanciato? 26, quello che dicevo prima, no? 26 più 2, 27 più 1, sì. 20, oh, quello ti ha chiesto, ti hanno chiesto quello e, e, e basta veramente, non, non diventiamo pazzi anche noi dietro a queste cose certo, anche perché, ripeto, secondo me alla fine Giuntoli otterrà più o meno quello che vuole, ha ecco, venduto, ripeto, a 13 più 5, che ne ha un gol dal da, da, 15-18 vedremo, vedremo, io sono abbastanza ottimista che Giuntoli otterrà quello che vuole, andiamo avanti ecco perché dico, non facciamole diventare due barzellette, adesso la Juventus dopo che farà le operazioni in uscita, entrerà nell'ordine di idee di offrire i soldi che servono per andare a chiudere l'operazione con l'Atalanta del famoso olandese volante che può giocare in più ruoli ma che per Tiago Motta deve essere soltanto trequartista e la Juve dovrà presentarsi con una cifra di almeno 50 milioni più 5-6 di bonus esattamente come ha fatto un piccolo sconto o vorrebbe fare un piccolo sconto alla Roma e dai 40, scende ai 30%, garantiti, può darsi che l'Atalanta tolga qualche bonus, ma l'Atalanta non dirà dammi 45 milioni, sarebbe davvero sorprendente. E né oggi ha intenzione di prendere una contropartita, ecco perché il mercato, mi permetto di dire, va vissuto con grande serenità per divertimento chiaramente per verificare nella verifica delle notizie che è fondamentale prima di darla poi le trattative possono andare in porto o possono non andare in porto l'importante è che le notizie siano verificate ma non facciamole diventare una barzelletta le trattative facciamole diventare una cosa seria e io credo che tra l'altro siamo arrivati al 23 luglio se vuoi prendere su lei metti quei 3-4 milioni che ti servono di base fissa Chiudi l'operazione e lo regali a De Rossi, esattamente come la Juve deve fare se vuole prendere il centrocampista costosissimo dell'Atalanta. Le due società di riferimento hanno deciso, e quindi è inutile disquisire: se ti piace, lo prendi, se non ti piace, lo lasci a casa. Se lo lasci a casa, ti crei dei problemi, quindi è meglio perdere. Prenderlo piuttosto che perderlo, ditemi cosa cosa pensate di tutto questo, commentate vi ringrazio sempre per le continue adesioni al canale. Ci rivedremo molto presto per una nuova eh, live. Nel senso che vi aspetto, per fare un punto della situazione e rispondere alle vostre eh, domande, attivate la campanella sempre di più, perché entriamo in una fase abbastanza calda che diventerà Torrida e ormai più, più, no, più di così. No, però chiudi così. No, Alfredo, che piangolo. sto morendo! Una no, no no ciao. no, no. ciao, Alfredo, ciao, ciao. ciao, Più torrida di così, no. Vabbè, oh, non fa una piega, dai. Discorso, sì, eh. e soprattutto io dico: aggiungo questo a quello che ha detto Pedulla. Eh, io mi auguro che Coop miners, nel caso in cui non lo dovessimo prendere in questa sessione di mercato, ma credo che lo prenderemo. Però nel caso in cui non dovessimo prenderlo, io mi auguro solamente che Coop Miners non diventi il nuovo Milinkovic Savic. Ah, cioè, cioè mi auguro basta poi, non no, so a quale. quel punto, senza che Stiamo dietro, che succede? Un attentato. Ha ah, so, visto no. qualcosa, ha fatto uno scatto. Buono, non so. un <ride> colto un po' matto. <ride> no, sono d'accordo. Poi sì, eh, Che poi ogni, ogni sessione di mercato, coup miners come Milinkovic Savic, e poi alla eh. fine, fra tre anni, coup miners va a giocare in Ma Arabia. Arabia. E <ride> non abbiamo mai visto Juve. Va bene, va bene, va bene, va bene. Aspettiamo novità, ragazzi. Oggi è il 23 ah, ecco. di luglio, grazie. Marpet, ecco cos'è che ha spaventato il cane? il poster di Tenten che è caduto. Ah, ma pensa, ma pensa, ma pensa. Va bene, piccole, piccole vicende familiari. diciamo allora, 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 allora sì, Brodino. Ma più che altro, un tentativo di fare chiarezza. Ecco quante persone mangiano dietro al calcio mercato? Guarda, ti dico questo. Più che mangiano diventa una roba allucinante perché dura troppo. Se il calcio mercato durasse un mese e mezzo, sarebbe divertentissimo. Il problema è che dura tre mesi, quello è il grosso problema. Durasse un mese e mezzo, basta, poi tre mesi e mezzo devi fare tutto. Devi anche sforzarti. Invece, adesso dura tre mesi, una rottura di coglioni, infinita, infinita, infinita. Ma ultimo argomento per YouTube che voglio trattare e appunto riguarda il mercato però del passato perché oggi un nostro ti ricordi quando c'era la moda di mettere la figura di questo ex dirigente con l'espressione un po' cattiva? The, The Batman okay. di Maurizio il pugno duro di Maurizio arriva bene Te lo ah. il pugno duro. come Comunica lui, eccolo qua il carabiniere, il carabiniere delle macchine. Come comunica lui? Non comunica nessuno, è cinico. Schietto, spietato, mamma che paura che fa, eccolo qua, è tornato oggi con un'intervista di quelle proprio clamorose che noi analizzeremo. Prima però c'è una donazione di roby. Grazie mille in passato ci lamentavamo che non avevamo una società forte ora che è giunto li gli fa la voce grossa si impone c'è chi si lamenta io sono molto contento di come sta operando giunto gli ribadisco che non vediamo un dirigente così dai tempi di oggi può starci vedremo ripeto come finirà il suo mercato ma oggi ma sì guarda poi... uh, giusto per chiudere questo l'esempio più allucinante delle nostre trattative più ridicole è quella di Di Maria due stati fa cioè lì, <ride> lì credo che abbiamo veramente veramente toccato il fondo della banterera cioè siamo arrivati al punto che aspettavamo questo in spiaggia. Qualcuno a un certo punto, ti ricordi che io gliel'avevo anche chiesto a eh, Giovanni se mm. quella lì era una velina della Juve per mettere fretta? Cioè, quando la Gazzetta se ne esce tramite Giovanni Albanese con la Juve ha mollato sì. Di Maria, no? Cioè, secondo me, lì... e Locatelli, brava anche Paola. Cioè, sì, sì, sì. ad... o... Oh la differenza c'è dai ragazzi cioè okay. veramente pensate a Locatelli e Di Maria e, e, e alle trattative che invece come le stiamo portando avanti adesso dai, di, differenza no, c'è tra l'altro ne approfitto Di Maria ricordiamoci che voleva firmare un annuale con la Juve eh. perché il desiderio di Di Maria era tornare in Argentina ora non credo che il problema oggi del non ritorno in Argentina di Di Maria sia a Milei per dire non credo non credo mm -hmm però ha firmato quest'estate un altro anno, si è fatto un anno, un altro anno al Benfica, ha firmato un altro anno ancora al Bendostas Argentina. La, la verità è che come ci aveva detto Romeo, nella famosa estate in cui arrivò Di Maria, il signor Angel Di Maria ha detto il Fideo voleva andare al Barcellona, non ci voleva andare alla Juve, la Juve, l'ultima spiaggia era per rimanere in Europa, non ci voleva venire la Juve e infatti abbiamo anche visto l'atteggiamento in campo che spesso ha spesso avuto l'argentino Di Maria per carità, ci sono state due settimane facendo tre gol, eccetera, per carità di Dio voglio gente motivata, ecco, da questo punto di vista non voglio altri casi del genere anche perché poi, sì, la sua c'è una situazione di civili molto difficile, è sconsiglia dopo l'alternazione, ah, va bene, ho capito, però eh, non, non, ecco, non è rimasta la Juve, è andata al Benfica cioè, capisci? Va bene, va bene, va bene. Ma leggiamo questa intervista a Maurizio. Arriva bene il periodo alla Juventus. esatto. poi diciamo che è durato pochissimo. Di... Eh, arriva bene Ma a intervista a quale testata, Fabio? L'intervista al Corriere della Sera. Quindi, proprio un giornale importante, eh, giornaletto così. Corriere della Sera, porca miseria. Cosa dovevo fare? Andare in tv e dire che abbiamo speso troppo? Già partiamo bene, eh? Già partiamo bene. <ride> Arriva bene al Corriere della Sera. Svela alla Juve ho trovato una situazione pesante a causa degli investimenti precedenti. Ricordiamo che viene, allora, diciamo le cose come stanno. Firmò. Arriva bene, viene a fare il cane da guardia. Perché evidentemente sì. la proprietà dice: Mi sa che Andrea non c'è la racconta, giusta, va un po' sotto a vedere che fanno questa è la verità. Uh, lo penso anch'io, penso che arriva bene sia un uomo della proprietà messo a controllare la situazione, il problema è che un uomo della proprietà che si fa comunque mettere i piedi in testa dalla dirigenza, quindi esatto. che non ha mai riuscito a imporsi nel suo ruolo. <ride> Dai, diciamoci la verità. Esatto, 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 esatto. Eh, All'aiuto la situazione pesante a casa degli investimenti, incidente. Quello di Maurizio meno è un nome che gli appassionati di sport e non parla da conoscere molto bene nel corso degli anni. Io non sono un tifoso della Ferrari, ma mi viene da dire purtroppo. Grazie per la Sabi Politi, grazie, mille grazie, grazie più, 351. Dai ragazzi, forza con le Sabi, mi raccomando, quanto fa i Politi? Fa 18 mesi, no, 13 mesi di livello 1. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Bene, 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 torniamo all'intervista. torniamo all'intervista Mettete intanto, intanto che la, ve la dico, ve la ve ne parlo, mettete le moto con del carabiniere delle macchine, che... Guarda che ragazzi, <ride> porca puttana. <ride> Allora, nominato direttore della Ferrari nel novembre 2014, ha portato la sua squadra a combattere per tre anni per il titolo mondiale in Formula 1, sfiorando con Vettel anche la conquista del titolo piloti. Chiusa la sua avventura in ambito automobilistico, nel 2021 gli è stata conferita la delega dall'amministratore delegato della Juventus, per poi assumere la carica di Chief Executive Officer. Un'esperienza, quella in bianco-nero, breve ed estremamente intensa, che si è chiusa nel gennaio del 2023 con la fine del ciclo di Andrea Agnelli e con un'inibizione da parte della Corte Federale d'Appello della Fidia posso dire, mi permetto di dire che arriva bene per quella roba lì secondo me c'entrava anche il giusto era anche ingiusta quella condanna lì per arrivare bene però, però per i bilanci li bilan. firma lui lo non è che cioè, se te sei il CEO della Juventus e, e alla fine dell'anno la firma sul, sul poi ci sarà il presidente che ti dice oh firmami sta roba cioè, non potrai fare altrimenti va bene eh, però oh, le responsabilità te le devi pigliare. Sì, lo so, sì. ha ragione Alessio, cioè, quando la Juve fa quelle mosse lì, lui sta in Ferrari, però i bilanci degli anni dopo li firma lui, ragazzi. È quello il punto. Cioè, non è che cioè, non è arriva bene, può dire no, eh, io questi bilanci non li firmo perché queste operazioni non mi piacciono, ma, ma a parte che un paio di volte lui i bilanci non li ha firmati, se non ricordo male. Ti ricordi? Eh, che non me lo ricordo. Questo non ma è. non c'era stato un periodo in cui avevamo, avevamo, no, non era va la... bene però, non, non era, era arriva, arriva bene. bene, no, ok, erano mi ricordavo male. Andiamo mm. avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Eh, lunga intervista al Corriere ha parlato del suo ruolo alla Juventus e della situazione che si trovò ad affrontare. Eh, ha spiegato come ha impostato il suo lavoro alla Juve. La Juve ha voluto conoscere tutti i livelli, incontri a piccoli gruppi, dialogando, scopri interessi e potenzialità umane. Uno può funzionare meglio in un'area piuttosto che un'altra. E fin qui, niente da dire. Ho trovato una situazione pesante. Premetto che nel periodo in questione io ero nel CDA in qualità di consigliere senza deleghe e in un momento che, a causa del COVID, ci si riuniva in videoconferenza allora la strategia della società mirava ad una forte espansione iniziata in precedenza con l'acquisto di Ronaldo e l'obiettivo era vincere la Champions e entrare in modo solido e duraturo tra le grandi d'Europa, di conseguenza sono stati fatti altri acquisti, poi il Covid ha complicato le cose, io posso dire una cosa, sta roba del Covid mi ha rotto i coglioni, ragazzi la pandemia non era, non era bianconera la pandemia è globale puttana della miseria non è la pandemia di Torino, ha riguardato tutto il mondo, non Torino. Questa è la verità. I bilanci facevano cacare già prima. Certo, poi abbiamo aggiunto il carico da 90, da 100, da 200, Delit, Arthur. Certo, però il COVID ha accelerato un processo. Ma non è che il COVID ti ha fatto andare da più 500 a meno 500. Non è così. È una minchiata, è una cazzata. E chi dice altro dice il falso, basta che si legga i bilanci della Juve. Io non faccio questo esercizio perché non sono uno che fa il contabile, ma questa è la realtà. Andiamo avanti dove ero arrivato non mi ricordo più ho iniziato il mio lavoro da dirigente il primo luglio 21 trovando una situazione piuttosto pesante a causa degli investimenti precedenti ovviamente la pandemia aveva aumentato i problemi i costi di contratti molto nerosi avevano creato una situazione piuttosto difficile cosa dovevo fare? Andare in tv e dire che abbiamo sbagliato a spendere troppo? Vi immaginate la reazione dei tifosi di media? In silenzio mi sono rimboccato le maniche e ho iniziato a lavorare quell'anno grazie ad alcune vendite e all'acquisto di due soli giocatori, Locatelli e Ken facemmo un mercato Morigerato subendo critiche, ma morigerato, morigerato. Dove? dove 40 l'abbiamo pagato? Moiseken 38, morigerato il cazzo Locatelli, due mesi decene solo con le cene. La panza diventa morigerata, la mia pure Locatelli. Morigerato, morigerato. Locatelli, cioè, ma, 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 ma questa gente si rende conto di quello che dice. Più gli 80 no. per Vlaovic a gennaio, come dice Sky Giusto e altri. Sky 22. No, e poi abbiamo scoperto dopo Zaccaria che tipo di contratto c'aveva con che tipo di pagamenti. Abbiamo scoperto dopo, grazie al lavoro dei giornalisti, il contratto di Vlaovic. Che grazie al cazzo non va al Bayern Monaco. Grazie al cazzo gli ho offerto un contratto 7, poi diventano 8, poi 9, poi 10, poi diventano 12. Manco Benzema Real prendeva 12. Morigerato. 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 Poi l'estate, vendiamo De a 60, pugno, e poi là è Twitter, pugno di ferro, c'ho i pugni nelle mani. 60, poi 50, bre, 50 Bremer. Sì. Dove cazzo sta il morigerato? Dove sta il morigerato? Boh. Non si capisce. 10 milioni lo stipendio dovevamo dare a DiBala, sbagliando, giustamente lì non... non abbiamo dato quei soldi. 8 più 2 a Pogba. Dove sta il morigerato? 8 più 2. 7 e mezzo a Di Maria. 6 e mezzo a Paredes. Morigerato. Morige alla faccia del cazzo, mi verrebbe da dire. Va bene, va bene, va bene, eh, in silenzio. Sono i pochi, bocca... eh, va bene, Poi, insieme a Andrea Agnelli e Paratici in altri sette. Tra gli indagati, l'inchiesta plus Le cose vanno avanti. Continua a credere alla giustizia, anche in quella sportiva. Vediamo cosa di una europea. Eh, poi, nessuno mi va. Poi parla della Ferrari e non me ne frega niente. Virmone, pound per pound. Perché alla fine di Paratici, noi, certo, che ci lasciamo male, però abbiamo anche vinto con Paratici prima. Certo ma posso dire che Maurizio allora lo dico qui il signor Maurizio arriva bene per il periodo trascorso dichiarazioni ai media abbastanza ridicole operazioni svolte è stato il peggior dirigente della Juventus negli ultimi 25 anni 25 anni sì io arrivo a dirti Mi... di sì arrivo a dirti di sì il cioè, di peggio di della triade di... cobolli gigli blank secco

Elkan poi neanche ti protegge ma non è che alla fine Elkan ha messo lì perché voleva far fuori anche te perché poi il dubbio ti viene no perché se io devo fare il cane da guardia perché poi alla fine sono uno che ci rimette tanto quanto gli altri che volevi far fuori può essere che John Elkan si sia risentito perché gli ha, magari gli ha detto figa t'avevo messo lì a fare il cane da guardia hai speso più di mio cugino e boh. mm. Allora, il peggiore degli ultimi 25 anni non lo so, sicuramente è la dimostrazione di come determinate persone eh, sono più legate appunto a, a, al, al proprietario che non al mestiere che poi devi andare a fare, perché le 3-4 tre, tre, operazioni che abbiamo citate adesso lasciano proprio il tempo che trovano lo però io ci aggiungo è... il carico sai cosa Virmone dell'aspetto comunicativo io mi ricordo queste tre perle di Arriva Bene la prima i tifosi devono fare i tifosi non possono essere tifosi a puntate. e già qua un dirigente non parla così stop sì, i tifosi no, quelle, cazzo sì. che vogliono stop due le, ti ricordi le accuse ad Elite e di Bala eh, ci sono giocatori che invece di tifare per di, di tenerci alla squadra tengono le loro le tasche i procuratori sì. ripeto, sono cose che posso dire io non tu che sei un dirigente di una multinazionale che fattura quello che fattura due, bravo Alessio anche lì io non sono Allegria, mai stato ma se un tifoso ti avvic avvicina a te, ci sono 40.000 giornalisti che ti stanno riprendendo con gli smartphone e con i registratori e ti metti a dire eh, il tipo dice: Mister, arriva bene Maurizio, cacciamolo Allegri. E tu ti metti: di Sì, ma lo paghi tu? Ma che cazzo di. Cioè, ma capisci? Ma siamo al bar, siamo. Cioè, veramente, eh, allenatore delegittimato dall'amministratore delegato. Cioè, cioè, ma ci arrivo anche io. Ci arrivo anche io, raga. Ma pure Simone Avzim gli avrebbe detto: No, Allegri è. Il nostro allenatore sta facendo bene, ci sono delle difficoltà, cioè, ma che glielo dobbiamo spiegare noi? Ad arriva bene come si parla quando ti guardano le telecamere, cioè. <ride> anche perché lo, lo paghi tu il prossimo. Mi stai dicendo che per te lo potresti anche mandare via, semplicemente non hai i soldi per mandarlo via. Ma che, 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 ma che cazzo di dirigente sei? Non solo, non solo, ma tu ti ricorderai. Adesso vi racconto questa cosa perché mi è stata anche data la conferma ti ricorderai della campagna che per un paio di giorni eh, ci fu a tutto sport contro Allegri rarissima, parliamo del post Monza post la sconfitta mm, di sì. Monza ci furono quei cinque giorni in cui mi ricordo pure il titolo, Jacobelli che era ancora non il direttore ma il vice, un collaboratore dice, John, caccialo tu Cioè, la intervenga la proprietà a finire sta storia quella campagna mi fu detto in privato, poi se è vero o meno, fu frutto del parere di quell'amministratore delegato, che non lo poteva vedere, evidentemente, perché gli faceva spendere troppo, non lo so, però anche qui no, poi manco tieni quella cosa lì, che cazzo dopo Monza, dopo il Maccabi, lo caccia, cioè sei il cane da guardia, del tuo parere conta, eccetera. No, non solo tu. Gli hai comprato i calciatori che ti ha richiesto? Tutti li ha comprati eh, perché gli mossa sentito gente. Stanno facendo una squadra con ed Allegri no, col cazzo, col cazzo, col cazzo di enorme tipo Rocco Siffredi Tutto gli abbiamo comprato, porca Troia. Tutto, tutto, tutto. L'ultimo anno uh. e basta. Abbiamo messo i freni Tutto, l'ultimo anno e basta. Eh, e poi non è riuscito a portarlo, a mandarlo via. Quindi, ma, cioè, ragazzi, va bene, malissimo. Vera, cioè, veramente disastroso. Veramente disastroso. A me la Juve, quella Juventus lì dell'ultimo anno e mezzo posso dirlo, non ho, non ho problemi a dirlo, mi ha fatto schifo, mi ha fatto vergognare di essere tifoso, lo dico proprio a chiare lettere, eh. eh, altro, devi essere tifoso, no, io non supporto un cazzo di questi qui, e niente, ci tenevo a dirlo, se vuoi aggiungere qualcosa, Virmone, sull'esperienza, arriva bene, dato che l'abbiamo vissuto anche su Twitch, no? eh, Sì, guarda, io, io mi aspettavo, ti dico la verità, Proprio perché ha scelto di parlare, eh, mi aspettavo anche qualcosa di, di più per difendere se stesso. E invece qua mi sembra una chiacchierata un po' così, un po' all'acqua di rose. O magari il suo avvocato eh, che gli ha detto: Sì, guarda, parla, ma non dire troppe cose perché c'è l'indagine. Magari, magari è meglio. Però, non lo so Fabio, mi sembra il solito discorso in cui una persona che ha commesso tanti errori continua comunque a non voler ammettere di averli commessi, ma a cercare scuse, anche se ormai è fuori dalla società, lontano da questo mestiere, e probabilmente non lo rivedremo mai, mai più. Sì, esatto, poi anche... Vabbè, mi ero perso esatto, pure cioè, questa, mi ero perso pure questa. Sto cioè, anche mangiare. lì... Anche lì no, ripeto, sarà andata veramente così? Io non ci credo. Io non ci credo che sia andata veramente così. Però tu, se sei l'amministratore delegato, non puoi raccontarmi questo tipo di trattativa e raccontarmi che nasce così perché un giorno sei entrato in ufficio e mi hai detto, ma riprendiamo Pogba, cioè, ma che cazzo di progetto sportivo è? Capito? Cioè Non è che hai detto Oh, cioè, cioè, non, non è, guarda, è proprio una persona che con il calcio non, non c'entrava proprio bene. nulla e si vede e si è visto, dai, si è visto e eh, va bene. Ma noi invece ci entreremo in come col calcio e con la nuova Juventus, ma per gli amici di YouTube ci fermiamo qui per YouTube, chiaramente YouTube. quindi YouTube, piazza un like, un commento, iscriviti al canale di Lai Bianconera e attiva la campanella delle notifiche. Se volete seguirci anche su Telegram, il canale è gratuito, Lai Bianconera Channel, notizie e contenuti 24 ore su 24. Eh, e niente, ci vediamo domani, caro YouTube, con... Non so se faccio... Se, ragazzi, ve lo dico, se non ci sono notizie da qui fino a mezzanotte, l'editoriale non so su cosa farlo, banalmente, quindi oh, vedremo. Sì, dai, dai. Eh, se salto un giorno, non sarà la fine del mondo, magari lo faccio ad un'area diverso. Non, non ho niente di cui parlare, vorrei avere qualcosa di cui parlare, ma non ce l'ho. Aspettiamo, con grande, con grande ottimismo, ma tra un minuto siamo solamente per voi, amici di Twitch. Tra un minuto ci aspettiamo.